Il professore dell'Università di Cassino e del Lazio Meridionale, l'ingegner Giorgio Buonanno, è tornato a parlare del concetto della trasmissione aerea del virus Covid-19, sottolineando che l'UNICAS è da 2 anni che tenta di divulgarlo. Questo è un problema soprattutto negli ambienti chiusi. Ambienti chiusi dove dobbiamo, per forza di cose, mettere in sicurezza le persone che sono all'interno. Questo non si è fatto fino ad oggi. Ancora oggi non riusciamo a gestire questo rischio, ma l'Università di Cassino ha sviluppato un tool per la valutazione del rischio e quindi ogni amministratore di uno spazio pubblico può chiedere, questo servizio, cioè la messa in sicurezza dell'ambiente chiuso, per poter arrivare finalmente a una vera convivenza con il virus, cioè a vivere gli ambienti chiusi come se fossero ambienti aperti. Il professor Buonanno spiega poi in che modo l'Università di Cassino potrebbe aiutare gli amministratori del territorio nel trovare una soluzione. L'università potrebbe, a mio parere, incontrare questi amministratori, descrivere quello che è il problema. E anche le possibili soluzioni che dipendono da ambiente ad ambiente, che riguardano essenzialmente la mitigazione della sorgente, la valutazione dei tempi di esposizione, il giusto affollamento, la corretta ventilazione. Questo può essere fatto con un tool, cioè con dei modelli che abbiamo sviluppato e che gli amministratori possono applicare in tutti gli ambienti di interesse e darebbe loro la possibilità di garantire quella che è la vita all'interno di questi spazi chiusi. Il professor Buonanno, infine, si sofferma di nuovo sui luoghi scolastici al chiuso e sull'importanza di tutelare la salute degli studenti. Tra gli ambienti chiusi, chiaramente uno degli ambienti più importanti sono le classi scolastiche. Questo ambiente è particolarmente complesso perché? Perché c'è un affollamento rilevante per quella che sono i metri quadri a disposizione. La ventilazione normalmente non è assolutamente trattata in maniera corretta e i tempi di esposizione sono lunghi. Quindi questi sono ambienti molto complessi che però hanno anche una soluzione: l'uso di microfoni, filtri facciali, la ventilazione adeguata o l'intervento di sistemi di purificazione. Esiste una soluzione per ogni ambiente chiuso e bisogna trovare il giusto mix tra le misure che possono andare bene per chi deve gestire questi ambienti. L'Università di Cassino può, come servizio al territorio, aiutare gli amministratori di spazi pubblici a gestire il rischio e a permettere finalmente una convivenza del virus anche in questi luoghi.